Mamma mia, sto sognando, ragazzi, vi prego, non svegliatemi. Abbiamo vinto a Bergamo, 2-1, bentornati sul mio canale, appunto Atalanta Lecce 1-2, è stata una vittoria al cardiopalma, dire meglio, al cardiopalma è dire pochissimo. Prima di cominciare a parlarvene, però vi chiedo come sempre di lasciare un bel mi piace, iscrivetevi al canale, fatemi sapere con un commento le vostre sensazioni per questa partita. Partiamo subito, andiamo in vantaggio con il quarto gol in campionato di Hassan Cissé, un bellissimo sinistro dai 25 metri. Probabilmente Musso poteva fare meglio su quella circostanza, ma probabilmente non si aspettava una conclusione da quella distanza da parte dell'attaccante Cambiano, che ci porta in vantaggio. Dopo ovviamente resistiamo, l'Atalanta, nonostante avesse avuto comunque più possesso palla, ha avuto solo un'occasione pericolosa, quella sui piedi di Mele, tiro centrale però parato bene da Falcone. Poi il primo tempo finisce così. Il secondo tempo ovviamente è difficile perché l'Atalanta ovviamente è partita molto forte, ha creato occasioni importanti. E troviamo il gol del 2-0 con il primo gol in campionato di Alexis Blen. Meritatissimo gol per il centrocampista francese. Gol da calcio d'angolo, cross al bacio di Strefezza, e al centro dell'area piccola si trova proprio Blen, che trafigge Musso per la seconda volta e fa 2-0. È qui che arriva il momento della tensione, dell'ansia, perché poi resistiamo, l'Atalanta costruisce comunque tante azioni, poi praticamente all'86esimo, se non ricordo male, segna il gol Højlund, forse sul primo errore in questa stagione da parte di Falcone, che si per rinviare il pallone si fa anticipare da Højlund che la mette in porta. E poi dopo il gol del 2-1 sono stati 10 minuti che in realtà mi sono sembrate ore per quanto è stato lungo questo recupero, 7 minuti, tantissime interruzioni anche per le sostituzioni, è uscito Malè per crampi, è uscito Tuia per crampi, è uscito Banda per anche un acciacco diciamo fisico, e l'Atalanta che poi negli ultimi minuti, nei minuti di recupero ha avuto due occasioni importanti con Muriel, e Falcone ha fatto due parate molto importanti e si è fatto sicuramente perdonare. E poi dopo appunto questi 7 minuti di recupero la partita finisce così. Abbiamo fatto una vittoria incredibile, abbiamo battuto l'Atalanta a Bergamo e abbiamo battuto l'Atalanta sia all'andata che al ritorno 2-1. E adesso saliamo momentaneamente al 12° posto in classifica, 27 punti, in attesa chiaramente di vedere le partite delle nostre dirette concorrenti, ma quella di oggi è stata di nuovo una vittoria incredibile. E allora vi ringrazio per aver visto questo video, forza Lecce sempre e avanti così. Ciao.